ogni cosa è figlia del proprio tempo. Cambiano gli usi, cambiano i costumi, anche quelli da bagno. Cambia la tecnologia, cambiano gli oggetti che noi utilizziamo e cambiano anche le malattie. Nella terza fotografia vedete il quadro clinico del vaiolo, una malattia che nei primi decenni del Novecento ha causato centinaia di migliaia di milioni, scusate, di morti in tutta Europa e che oggi è stata virtualmente debellata grazie a un vaccino. Questo è il risultato più in generale della nostra evoluzione. Evoluzione che grazie alla tecnologia ci ha permesso di sconfiggere molte malattie e parallelamente ha contribuito a crearne altre. L'evoluzione che però, analizzata sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista puramente biologico, non può evitare una cosa, il fatto che dobbiamo morire. Ma guarda te se avete pagato il biglietto per sentirvi dire da qualcuno che dovete morire. Eppure è così. Quali sono le principali cause di morte oggi nel mondo occidentale? Sono le malattie cardiovascolari e sono i tumori maligni. Io oggi vi parlo dei tumori maligni perché è il mio campo di attività clinica e di attività di ricerca e perché la diagnosi di tumore è un momento particolarmente difficile nell'economia di una singola persona e della famiglia che gli sta intorno. Dietro ogni persona c'è appunto una famiglia e c'è una storia più o meno lunga. È un problema di cui si parla poco e questo è intuitivo e da un lato anche comprensibile perché noi siamo tendenzialmente protesi verso la bellezza e non ci piace parlare di cose brutte, ma dall'altro lato è un qualcosa che tutti dovremmo conoscere perché i numeri purtroppo parlano chiaro. Il rischio di ammalarsi di cancro durante la vita è di 1 su 3 e il rischio di morire di cancro è di 1 su 5 e questi sono dati che purtroppo troppo spesso si scoprono appunto nel momento della diagnosi, che è il momento critico, specialmente nell'interazione medico-paziente, il momento in cui sorgono le domande. Fabrizio, vieni avanti. Ciao, ciao Fabrizio. Ciao. Ciao Cortina. Cosa ti è successo, Fabrizio? Io sono 1 su 3. Spiegaci meglio. L'anno scorso Giuseppe mi ha diagnosticato un cancro al pancreas e ci siamo trovati nel suo studio per capire cosa fare. Fabrizio, senti, tu fumavi? Non molto, poco. Passato. Bevevi? Assolutamente no, perfettamente astemio. Conducevi uno stile di vita particolarmente sregolato? Non particolarmente. Come stai adesso? Io sto bene, il cancro mi ha fatto bello, ho perso 30 kg, non correvo e voglio correre la maratona fra non più di 3 mesi. Fabrizio, perché? Perché proprio tu? Non lo so, sono venuto qui apposta a chiederlo a te. E questo è quello che io cercherò di spiegarvi in pochi minuti. Cercherò di spiegarvi cos'è il cancro e cercherò di spiegarvi perché viene il cancro. Il cancro nasce, deriva da alterazioni nel meccanismo di replicazione delle cellule. Le cellule sono i mattoncini che compongono i nostri tessuti e si replicano a una velocità variabile in relazione al tipo di tessuto. La replicazione delle cellule avviene secondo un meccanismo preordinato che si chiama ciclo cellulare. Durante la fase di vera e propria divisione del ciclo cellulare, il nostro materiale genetico, cioè il DNA, viene equamente ripartito nelle due cellule figlie. È un po' difficile spiegarvi come si replica il DNA. Immaginate una cerniera che si apre e le due branche della cerniera costituiscono i filamenti figli che vengono riempiti da un secondo filamento secondo un principio di complementarietà biochimica delle molecole. Ripeto, è un meccanismo un po' difficile da capire, ma avviene, è una cosa meravigliosa che è stata scoperta negli anni 50 e che permette appunto di generare due cellule figlie da una cellula madre. Questo meccanismo però, come tutto nel mondo peraltro, non è perfetto. È molto spesso, molto più spesso di quanto noi possiamo pensare, va incontro a degli errori. Questi errori vengono riparati perché abbiamo dei meccanismi appositi di riparazione degli errori. Però quando questi errori avvengono ripetutamente nelle porzioni particolari del genoma che sono deputate al controllo appunto del ciclo cellulare, possono sorgere dei problemi. E le cellule di un dato tessuto possono acquisire la capacità di replicarsi in maniera incontrollata, afinalistica, acquisendo nel tempo la capacità di invadere il tessuto di origine, i tessuti circostanti e di andare anche in organi distanti. Questo è il cancro. Perché viene il cancro? Il cancro viene dunque perché si verificano
nel momento di divisione delle cellule, delle cosiddette mutazioni, che è il termine tecnico per gli errori di cui vi parlavo prima. Quindi il cancro viene perché si verificano delle mutazioni. Perché vengono le mutazioni? È come in astronomia andare sempre più avanti nella spiegazione di un fenomeno sino arrivare al concetto di Big Bang, perché è nato l'universo, è un po' la domanda che noi ci facciamo, perché nasce il cancro. Le mutazioni possono verificarsi per tre determinati fattori. Il primo è la perturbazione della replicazione della cellula a causa di un fattore esterno, che chiameremo fattore di rischio. Il secondo meccanismo è un meccanismo di tipo ereditario, ereditiamo una mutazione dalla mamma o dal papà. Il terzo meccanismo è una accumulazione casuale di mutazioni genetiche. Qual è il fattore che pesa di più in questo processo? Il fattore ereditario è quello che pesa di meno. Gli altri due sono i più interessanti e cercherò di guidarvi brevemente per capire quale dei due pesa di più. Ed è importante questo concetto perché oggi tutta l'informazione ci stressa molto sulla prevenzione dei tumori e sul controllo dei cosiddetti fattori di rischio, sono quelli di cui parlavo prima, quindi fattori ambientali che possono in qualche maniera interferire col genoma. Questi sono i fattori di rischio più comuni, quindi un'alimentazione scorretta, specialmente per i tumori del tratto gastrointestinale, fumo di sigaretta e l'inquinamento. Ce ne sono tanti altri un po' meno conosciuti, ad esempio il primo, la polvere dei camini, è stato il primo fattore ambientale che ci ha permesso di correlare i fattori ambientali stessi con il cancro, in particolare il cancro del testicolo nel 700, l'asbesto, alcune tossine micotiche, la luce del sole, i raggi ultravioletti e il papillomavirus per cui esiste un vaccino. Tutti noi pensiamo che il cancro sia in qualche maniera causato da questi fattori. In realtà non è proprio così, perché il concetto di causa-conseguenza è piuttosto difficile da dimostrare in questo settore. È più invece pregnante sostenere che un'esposizione prolungata a questi fattori di rischio possa aumentare in qualche maniera l'incidenza dei tumori. E allora, dove sta la vera causa? Qual è il vero primum movens di questo fenomeno? È il fattore C. Quindi il fattore casuale. E questo è piuttosto inquietante. Quindi noi abbiamo ricercato per 100 anni le cause del cancro e stiamo arrivando alla concezione che il cancro è causato dal caso. Questa è una pubblicazione del 2015 su Science che ha un po' sconvolto il mondo scientifico. È un modello matematico complesso che non vi spiego, che sostanzialmente dimostra in maniera molto elegante che circa il 75% dei tumori è frutto del puro caso. In particolare, il rischio di sviluppare un tumore durante la vita sarebbe proporzionale al numero di divisioni delle cellule staminali, che sono le cellule progenitrici delle cellule normali in ogni tessuto. Questo modello è stato anche criticato, come succede in tutte le nuove scoperte, perché non tiene in particolare considerazione appunto i fattori ambientali, che sono quelli poi modificabili attraverso gli stili di vita. Nel 2017 i medesimi autori, uno italiano, Tomasetti, lavorano in America alla Johns Hopkins, hanno allargato il modello includendo anche i fattori ambientali. Non sto a spiegarvi questa diapositiva, vi spiego solo il concetto, e il concetto è piuttosto impressionante. Prende il tumore del polmone, che è il tumore che più facilmente si riesce a correlare con un fattore ambientale, che è il fumo di sigaretta. Soltanto il 50% dei tumori del polmone è prevenibile attraverso l'astensione dal fattore di rischio. Per il cancro del pancreas, che è il tumore che io studio nella mia attività, questo fenomeno è ancora più inquietante perché circa il 70-80% dei casi insorge per puro caso. In realtà il modello, per quanto possa essere elegante e matematicamente robusto, non spiega perché l'incidenza di tumori sia molto variabile in relazione all'area geografica, ma questo è un argomento che probabilmente verrà elucidato nei prossimi anni. Dunque il messaggio qual è? È un messaggio distruttivo, non c'è nulla che noi possiamo fare perché è tutto deputato al caso. Come possiamo fare noi per prevenire l'insorgenza del cancro? E tutta questa prevenzione di cui i medici vi parlano è in realtà un bluff? Assolutamente no. Il messaggio non vuole essere un abbandono del concetto di prevenzione sia primaria, cioè dell'eliminazione delle cause possibili dei tumori, oppure di prevenzione secondaria, quindi di diagnosi precoce. E questo è un esempio. Bisogna sottoporsi ai programmi di screening che sono validati internazionalmente, che sono disponibili su tutto il territorio perché comunque fanno la loro parte. Anche se i programmi di screening purtroppo sono presenti per un piccolo numero di tumori, perché la biologia della maggior parte delle neoplasie è molto complessa. Oggi le frontiere della ricerca
Stanno tentando di trovare nel sangue delle sostanze che possono essere associate ai tumori in fase molto precoce, ma ripeto, questo è un processo molto difficile perché le vie di trasduzione del segnale, di liberazione delle molecole nel sangue nelle fasi precoci di malattia sono molto varie e ancora non sono ben comprese. Anche se negli ultimi anni sono stati fatti passi da gigante grazie a macchine come queste che si chiamano sequenziatori. I sequenziatori sono delle macchine che, rompendo il DNA in 1000 frammenti, riescono a decodificarlo. È come una stampante che scrive un libro e che noi possiamo leggere. In questo modo siamo stati capaci di decodificare il genoma di tutte le neoplasie attraverso un consorzio internazionale di cui il centro in cui lavoro fa parte per le neoplasie pancreatiche. E questo rappresenta anche un fondamentale passo nei confronti di approcci terapeutici nuovi che possono essere personalizzati sulla base delle alterazioni genetiche del singolo paziente. Questo ancora non è possibile su base rutinaria, non è ancora possibile nella pratica corrente, ma è il futuro, è quello che avverrà tra chissà quanti anni, magari 10, magari 20, magari 30, ma avverrà. Questa è la risposta alla domanda che io mi sono posto per voi e spero di avervi dato un'informazione quantomeno utile. Ma c'è un'idea da condividere e io vorrei sfruttare il modello di cancerogenesi per allargare un po' l'orizzonte al concetto più ampio appunto di scienza e di ricerca scientifica. La scienza è guidata da un vettore di forze, mi piace dire, unidirezionale, che ci porta sempre in avanti. Questo vettore è spinto da dietro in avanti dalla conoscenza che noi abbiamo e che ci mettiamo dietro le spalle, che si accumula sempre di più proiettandoci fisicamente in avanti. Dall'altro lato ci richiama sempre in avanti il vuoto di ciò che noi non sappiamo. Questo implica due concetti fondamentali. Il fatto che la conoscenza è necessaria, non si possono generare ipotesi, non si possono generare teorie se non si ha conoscenza. Dall'altro lato bisogna essere consci di essere ignoranti. E questo è particolarmente triste nel campo in cui io opero, perché nell'ambito dei tumori pancreatici sono più le domande che le risposte. E spesso il bisogno di informazione che le persone hanno porta a una serie di domande a cui noi non sappiamo rispondere. È una sorta di pretesa di cura che è sempre più forte, ma spesso e volentieri questo è quello che noi possiamo dirvi, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo, per usare Montale, meraviglioso. È un processo di evoluzione molto lunga, parte da una presunzione, Icaro che vuole volare e cade. Però nel tempo vengono fatti degli studi sistematici, questo è Leonardo da Vinci, e questi studi anche dopo tanto tempo portano a dei risultati, il primo volo delle macchine che portano in giro per il mondo 600 persone. Al centro di tutto questo processo resta sempre e comunque l'uomo. L'uomo di Vitruvio di Leonardo è un omaggio che Leonardo stesso voleva fare al pensiero classico, ai canoni, ma allo stesso tempo è un'autocelebrazione della scientificità della propria arte. La figura umana, le proporzioni matematicamente e armoniosamente iscritte nelle figure perfette del cerchio e del quadrato. Il cerchio che rappresenta il cielo, il divino, il quadrato che rappresenta la terra. L'uomo, sospeso tra cielo e terra, è proteso verso l'ignoto. È proprio per questo che il pensiero umanistico e il pensiero scientifico integrati nella ricerca sono l'unico e il solo strumento che noi oggi abbiamo per rendere migliori noi stessi, i nostri figli, i nostri nipoti e la vita del mondo che verrà. Fabrizio.